Innanzitutto partiamo da questo dato così importante: 66.000 imprese agricole e oltre 140.000 addetti. La classe imprenditoriale agricola abruzzese si caratterizza per un fatto specifico: l'età media di oltre 64 anni del nostro imprenditore agricolo. Da questo punto di vista stiamo lavorando innanzitutto con il nuovo piano di sviluppo rurale per cercare di rinnovare e rigenerare la classe imprenditoriale agricola regionale. Importanti investimenti saranno destinati ai giovani che costituiranno la nuova comunità agricola regionale. Tanti ragazzi si iscrivono agli istituti che studiano l'agroalimentare nel suo complesso, le facoltà di agrarie registrano boom di iscritti, così come gli istituti tecnici agrari. Dobbiamo fare in modo di accogliere questi giovani che stanno studiando i temi dell'agricoltura e portarli a lavorare sia all'interno di imprese agricole, ma nella comunità agricola regionale nel suo complesso, quindi agronomi, enologi, periti agrari, esperti di agricoltura che possono dare un contributo importante per lo sviluppo di questo settore così importante e strategico dell'economia regionale. Teniamo tutti da conto del fatto che la comunità europea, il governo centrale, in particolar modo la giunta regionale d'Abruzzo, sta investendo in maniera cospicua, determinata e forte circa l'agricoltura. Quest'anno, per la compartecipazione del primo anno di piano di sviluppo rurale, la giunta regionale ha messo a disposizione 9 milioni e mezzo di euro. Sono risorse importantissime, determinanti per dare un impulso forte a questo particolare settore dell'economia regionale. Siamo in una fase di negoziato del piano di sviluppo rurale con la comunità europea, ci attendeva un'approvazione definitiva entro l'autunno per poi iniziare la fase dei bandi e quindi della messa in campo di risorse cospicue e importanti. La programmazione complessiva prevedono 426 milioni di euro per i prossimi 7 anni nell'agricoltura. Per i giovani risorse importanti, oltre 45 milioni di euro, e i primi insediamenti avranno a disposizione oltre 50.000 euro a fondo perduto per iniziare un'impresa agricola nella nostra regione. Le scelte strategiche del piano di sviluppo rurale per quanto riguarda l'Abruzzo, oltre ai giovani, quindi all'accoglienza dei giovani in questo settore, investimenti importanti sulla conoscenza, la ricerca, la formazione in agricoltura e poi la competitività, oltre 130 milioni di euro riservati alla competitività delle imprese. Noi dobbiamo aumentare la competitività delle nostre imprese agricole, soprattutto dal punto di vista commerciale. Riusciamo a produrre dei prodotti eccellenti, delle materie prime formidabili. Dobbiamo migliorare la nostra capacità di commercializzare in Italia e nel mondo i nostri prodotti. Da questo punto di vista, la coda della programmazione 2007-2013 ha visto un importante investimento in banda larga: 25 milioni di euro, 94 comuni dell'entroterra abruzzese saranno serviti da questa importante infrastruttura tecnologica che consentirà alle nostre imprese agricole dell'entroterra di aumentare la loro capacità commerciale nei confronti dell'estero in particolar modo. E poi la biodiversità abruzzese, il verde abruzzese, oltre il 40%, parliamo di aree protette nella nostra regione, parchi regionali, parchi nazionali, aree SIC, ZPS. Una serie di importanti infrastrutture naturali che sono presenti all'interno della nostra regione, che rappresentano oltre il 40% del nostro territorio regionale, quindi l'ambiente, la biodiversità, il paesaggio. La diversificazione e la capacità di essere imprese multisettoriali all'interno del nostro settore agricolo, un importante investimento per quanto riguarda l'agricoltura sociale. Noi dobbiamo integrare la capacità di essere imprese agricole con una serie di altre opportunità che si possono rendere disponibili all'interno dell'economia agricola regionale e poi investimenti importanti sulle aree rurali nel loro complesso. L'impresa agricola è fondamentale, importante e decisiva, ma l'impresa deve lavorare all'interno di un contesto socio, politico, civile, interessanti. I ragazzi, le famiglie che hanno imprese nell'entroterra abruzzese, in aree difficili, devono avere servizi capaci di fare in modo che quell'azienda possa rimanere, insistere e soprattutto svilupparsi in quei territori così difficili. Per noi è fondamentale questo aspetto perché riusciamo a contrastare il dissesto idrogeologico, a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e a fare in modo che lì si possano sviluppare idee, imprese e soprattutto nuovi occupati in questo settore strategico della nostra economia.
Io penso che i vantaggi siano due, sia per le imprese che possono caratterizzarsi per l'offerta qualitativa, quindi come per il comparto turistico degli hotel che si caratterizzano per le stelle, così nel comparto agrituristico avremo i girasoli. E poi una possibilità di scelta qualificata da parte dell'utente finale, che riesce a distinguere le offerte a seconda della catalogazione rispetto ai girasoli. Noi abbiamo investito molto in questo settore, abbiamo oltre 600 imprese che operano nel settore agrituristico regionale, con l'ultimo bando abbiamo finanziato tantissime aziende del nostro settore e ripeteremo gli investimenti anche nel nuovo piano di sviluppo rurale. Innanzitutto esprimo una preoccupazione e una vicinanza con tutto il settore dei balneatori. Abbiamo 800 operatori balneari nella nostra regione, perché la Bolkestein sostanzialmente esprime una certa sofferenza all'interno del settore, una sfiducia verso il futuro, e la sfiducia porta a non investire in questo settore così strategico per la nostra economia. Noi da poco abbiamo approvato il nuovo piano demaniale marittimo regionale, uno strumento programmatorio assolutamente importante, atteso oltre che dai comuni, soprattutto dai balneatori del nostro comparto. Per quanto riguarda la Bolkestein, all'interno del piano demaniale marittimo regionale, noi tentiamo di promuovere, di sviluppare investimenti collettivi che possono tentare di rimandare la scadenza della Bolkestein attraverso investimenti collettivi che riguardano più imprese di questo settore, coinvolgendo anche il pubblico in questo tipo di investimenti. Abbiamo già intavolato una serie di attività positive e propositive in questo senso. Innanzitutto poi all'interno della comunità europea cerchiamo di attivarci ed essere parte attiva verso il governo nazionale e verso soprattutto la comunità europea affinché si possano trovare delle soluzioni utili, come è stato fatto già per la Spagna e per il Portogallo, per cercare di rinviare il più possibile la Bolkestein e quindi l'attivazione di questa direttiva così pesante per questo settore. Per ultimo, noi dobbiamo distinguere tra le concessioni in essere e le nuove concessioni. Sulle nuove concessioni ovviamente possiamo riflettere circa la Bolkestein e le direttive della Bolkestein, ma sulle concessioni in essere che si sono sviluppate in tanti anni di lavoro, di sacrificio, di impegno da parte di tanti imprenditori balneari della nostra regione, noi lì dobbiamo trovare una soluzione possibile che possa consentire ai titolari di impresa di continuare la loro attività e soprattutto di svilupparla in maniera positiva e virtuosa.